Allora, provo a ricapitolare un attimo le azioni iniziate in modo da capire un po' in maniera più organica perché vi ho dato tante informazioni rispetto, è chiaro abbastanza rispetto a quello che sta succedendo, la dinamica. Allora, quindi Notte Verde è un'azione che va avanti, tra l'altro ecco qui cioè, vi ho portato qualche volantino così potete, e questo è il volantino del parco, così potete un attimo guardare intanto. Quindi Notte Verde come momento aggregativo per tutto il territorio. E la Notte Verde funziona così praticamente, c'è un comitato Notte Verde che è molto largo, quest'anno abbiamo fatto della progettazione, abbiamo cercato di farla in maniera partecipata, invitando tutto il paese, ma sono venute tante persone da fuori anche. E in qualche modo raccogliamo le idee, anche se molta parte del programma la facciamo noi direttamente. E l'idea è che chiudiamo tutto il borgo per una notte. In realtà quest'anno abbiamo fatto 3 giorni, perché per uscire dalla dinamica dell'evento abbiamo fatto 2 giorni prima con un progetto che si chiama Mercato Comune dei Frutti Minori, che adesso ve ne parlo. 2 giorni prima in cui abbiamo radunato i coltivatori, i produttori più interessanti di tutta l'azione, proponendo questo modello di cooperativo di insieme e facendo tutta una serie di dialoghi aperti alla cittadinanza e a tutti gli interessati su alcuni temi specifici, quindi sperimentazione sul mercato e poi il giorno della Notte Verde tutto il centro storico si chiude. E ogni via diventa una via a tema, quindi c'è la via della biodiversità, in cui vi dicevo che ci sono questa mostra sulla biodiversità locale, allestita molto bene, la curiamo in qualche modo in una maniera molto approfondita perché è uno dei temi forti. Poi c'era la via della canapa, in cui si mostrava tutta la potenzialità che vi dicevo della canapa, come in cui si poteva degustare anche tutte le ricette a base di canapa. Una via rispetto all'artigianato, ai mestieri diciamo, antichi che vanno riscoperti in una maniera, abbiamo cercato quest'anno, tramite il mio intervento, di lavorare anche con dei designer per sviluppare le prime cose rispetto a questo tema. C'è tutto il laboratorio di trasformazione alimentare. Poi ci sono tutta la parte dell'associazionismo locale, quindi tutte le persone interessate che si occupano di questi temi, perché ovviamente anche lavoriamo in chiave ambientalista su tutto. E tutti i ristoranti del paese propongono una ricetta partendo dai prodotti che facciamo noi, quindi cereali nostri, pomodori, ortaggi. Canapa, eccetera. Loro propongono una ricetta sulla base di questo, quindi tutti producono a livello locale una o due ricette basate sulla produzione organica. Poi ci sono tutta una serie di performance più a tema possibile. Cerchiamo, per esempio, c'era quest'anno uno spettacolo di teatro che parlava proprio della questione della canapa, perché è stata dismessa a un certo punto, quali motivi ideologici c'erano dietro, l'avvento della plastica che ha fatto passare a un certo punto la questione della canapa. In realtà poi si era sviluppata in America per questo tipo, cioè si era bloccata la produzione di canapa per questo motivo, perché in America è iniziata la produzione di plastiche, da un lato non era più conveniente a livello economico e dall'altro lato era anche perché si voleva dare impulso a questa nuova frontiera della plastica. Quindi la canapa, che per molti versi era un materiale, quindi che si costruivano i recipienti, che si costruivano le fibre, che poi sono state sostituite, i cavi, il cordame, tutto quello che cioè è stata sostituita dall'industria della plastica. Questo era uno spettacolo. Io ho prodotto per la Notte Verde, per l'ultimo anno, aspetto qualche foto, ho prodotto anche un progetto di coralità politica. Vi faccio ascoltare qualcosa così usciamo anche dal parlare. Un progetto di coralità politica che
Perché una delle cose più importanti è come si narra, no? La narrazione del processo, perché come avete capito vi ho raccontato ancora una minima parte del processo in atto, però è un processo complesso, quindi ha bisogno sempre di sintetizzarlo anche attraverso un linguaggio. Allora ho provato, è la prima volta che scrivevo anch'io dei testi proprio, alcuni in dialetto, rap, fatto interpretare da alcuni del paese che erano più interessati alla questione del rap. Abbiamo costruito un coro con gli abitanti del paese dove c'è già uno skill, un'abilità musicale molto forte, perché tutti cantano in qualche coro, cioè tutti hanno studiato musica, e quindi abbiamo costruito un coro e abbiamo fatto la prima cello, abbiamo fatto solo una performance di 10 minuti, ma che raccontava quello che stava avvenendo. Se faccio ascoltare un pezzetto. No, è solo musica. Il miracolo è questione di allenamento. Dice, il miracolo è questione di allenamento, non giunge ormai dal sacrificio e dal lamento. Questa era un'immagine di questa cosa qui. Ah sì, questo è il manifesto che avete. Eccola qui. È un evento, come dicevo, con 15.000 persone. Quindi la mia idea era: perché invitare sempre artisti da fuori a lavorare quando il paese ha bisogno in qualche modo di esprimere tutto il villaggio? Allora ho iniziato a costruire, perché è un progetto che andrà avanti, ma l'idea è ricostruire anche con gli abitanti l'idea dei canti, no? Di rivitalizzare tutta la ritualità e soprattutto il canto legato al lavoro. Quindi in realtà, per esempio, le canzoni che abbiamo fatto di La Notte Verde ormai sono dentro l'abitudine ormai, anche si cantano in strada, ed è proprio quello, no? Di rinnovare il repertorio tradizionale, visto che ne abbiamo così tanto. Sapete, c'è La Notte della Taranta, probabilmente ne avete sentito parlare, c'è tutta questa moda in qualche modo di riscoprire il passato, però è interessante invece lavorare sull'attualità anche da questo punto di vista, e come capire, come ricostruire in qualche modo, no? La musica popolare. E lì, per esempio, il racconto era questo praticamente. Dopo un'epoca di riposo si chiamava, dopo un'epoca di riposo era l'epoca della terra, l'immaginazione era come se per 20 anni siamo stati addormentati, no? Immaginiamo di svegliarci dopo 20 anni in cui la terra è stata addormentata e sfruttata, eccetera, eccetera, e immaginiamo di scoprirla, no? E parlava dopo un'epoca di riposo. Ferita, ed era la terra che parlava, dopo un'epoca di riposo, ferita, sputata, derisa, l'amara terra tua ti ha ricordata, l'amara terra tua ti sei ricordata, l'amara terra tua arriva da Modugno, no? Che cantava amara terra mia, amara e bella, no? Che tra l'altro è di qua vicino, di Polignano. L'amara terra tua ti ha ricordata. Dopo un'epoca di riposo torniamo, se così umano, ma andando più lontano. Poi c'era una parte che iniziava il rap che diceva: forse all'inizio è stato un ushoku, forse all'inizio è stato un gioco,
una festa che è durata troppo poco, una festa che è durata troppo poco. Queste erano le parole proprio della narrazione che loro facevano. La festa, poi tutto solo è venuto, poi tutto da solo è venuto. U cora minato chi ci ha creduto, il cuore ha buttato chi ci ha creduto. Non abbiamo né soldi né terra, non tenimo né soldi né terra né rese, non abbiamo né soldi né terra né rese, ma la terra che piantiamo cresce mese dopo mese, cresce mese dopo mese. La civiltà che non hanno voluto che cresce si è decitato allo schianto della forza che unisce. La civiltà che non hanno voluto far crescere si è svegliata di colpo al suono dello schianto della forza che unisce. I politici per picca sordi e uno stozzo del potere s'hanno rubato pure l'anima delle cose più vere. I politici per pochi soldi e un poco di potere hanno preso l'anima delle cose più vere. La terra l'hanno trattata come un pecio de nienzi, la bruttura dappertutto che non bo manco co pensi. La terra l'hanno trattata come peggio di niente, la bruttura dappertutto che non vuoi ma neanche pensare. Poi ritornava il coro che diceva appunto questa frase qui del miracolo, è questione di allenamento, insomma tutta una costruzione fra coro e rap che si intervalla un po' come faccio negli altri progetti, però in questo mi interessa proprio una continuità di lavoro e cercare proprio adesso nelle prossime semine collettive, abbiamo già previsto dei momenti più rituali, più contenuti, anche con ricostruire in qualche modo la danza, la ritualità proprio legata ai campi. Quindi Notte Verde significa questo momento che noi consideriamo in realtà non come un evento, ma come il momento di chiusura di un anno di lavoro e la riapertura di un altro. E vorremmo, nonostante adesso anche che ci sia c'è una grandissima attenzione, quindi che vengono tantissime persone da fuori, eccetera, eccetera, vorremmo preservare il carattere laboratoriale, quella è un po' la lotta anche. Per questo quest'anno, per esempio, per dirvi anche cose pratiche, visto che tutti siete interessati a costruire in qualche modo delle azioni, abbiamo rinunciato, non abbiamo fatto, nonostante che la regione ce l'abbia chiesto di fare la domanda per avere sovvenzionamenti della regione, perché richiedevano cioè i finanziamenti regionali, richiedevano in qualche modo una struttura economica costituita, quindi significava per esempio darla al comune in gestione o darla per esempio a un ente quale il parco Santa Maria di Leuca che sono forti. Però abbiamo detto no, non è questo il nostro modello, noi vogliamo tenere assolutamente questa forza dal basso, altrimenti si snatura, diventa notte bianca, non diventa più notte verde. Quindi c'è tutto un processo che stiamo capendo anche a livello economico perché richiede un impegno. Quest'anno ci abbiamo lavorato in 4-5 persone 2-3 mesi di organizzazione proprio dura per arrivare a costruire tutto questo, anche perché significa far confluire lì tutte le esperienze più interessanti del territorio e fare rete e che ci sia uno scambio effettivo tra le realtà, quindi non solo un incontro, ma uno scambio. Quindi questa è la Notte Verde. Dalla Notte Verde di solito lanciamo i temi più importanti che vogliamo sviluppare nell'anno. Per esempio quest'anno abbiamo lanciato la questione del mercato, che adesso vi parlerò perché è una parte importante che si svilupperà, la parte della pedagogia che vogliamo sviluppare da quest'anno, e anche questo ve ne parlo perché è anche interessante capire a livello di sinergie future, mi piacerebbe. E anche il mercato è legato a questa questione delle sinergie a livello più ampio che di quel piccolo territorio. Quindi la questione della formazione, dell'introdurre la tecnica della biodinamica all'interno dei processi produttivi. Le azioni, quindi poi c'è un lavorio costante ovviamente, proprio sulla terra e sulle pratiche agricole, sul ritrovare i semi, quello è un lavoro grandissimo che sta facendo soprattutto uno di noi, Donato,
che si sta informando, cercando di captare dove è possibile ritrovare i semi attraverso lo scambio, attraverso dei contatti. Spesso i semi non si trovano più neanche più nella nostra regione, devi andare in banca, quindi anche cercare di trovare l'economia per poter comprare i semi all'inizio, che costano molto cari, e alcuni semi hanno bisogno di 2 o 3 anni solo per avere il quantitativo di semi per poi iniziare una produzione. Quindi sono processi lenti, e per questo l'idea del parco è fondamentale come laboratorio di sperimentazione. Però come si fa? Adesso, dopo 3 anni, il grande problema è che, cioè, le energie rischiano di esaurirsi se non c'è una forma economica di supporto a questa iniziativa. E dall'altro lato, sarebbe facile, perché ormai abbiamo tutti i contatti, l'idea di costruire un'azienda organica che si occupa di tutto questo. Ma per noi il progetto è nato, e siamo molto testardi su questo. L'idea è che non deve essere una cosa d'élite, non deve essere che noi produciamo queste cose qui e vengono distribuite a Bruxelles o a Berlino. Cioè, vorremmo aumentare la qualità della vita delle persone e veramente costruire un modello di sviluppo locale a 360 gradi. Perché il grande problema è che, uno, per esempio, il cibo che mangiamo qui non sappiamo da dove, e anche una persona ti chiede dove posso comprare un cibo, dei cibi locali che sappiamo che sono sani, è difficilissimo indicare. Anche in Salento, immagino anche qua sarà il problema di capire dove sono. I mercatini biologici o cose non danno una risposta. Infatti noi non parliamo neanche più di agricoltura biologica, perché vogliamo uscire dalla logica del marchio. Perché anche quello, per esempio, io sono stato a Berlino, ero una settimana fa a Berlino, ed è meraviglioso capire come si sono sviluppati questa cultura del biologico. Ma abitavo in un posto che si chiama Prenzlauer Berg, dove è abbastanza borghese, dove ci sono coppie con bambini, eccetera, eccetera. Ma lì c'erano 2 file, una che andava al Lidl e l'altra che andava, cioè, al supermercato, l'altra che andava c'è, cioè, veramente separazione sociale, solo i ricchi e acculturati si possono permettere questo tipo di cibo, tutti gli altri possono andare a comprare al Lidl la merda. Cioè, non ci sta bene, non è quello. Per questo anche noi parliamo di agricoltura naturale, organica, e cerchiamo veramente di mettere quella è l'agricoltura chimica e c'è l'agricoltura naturale. Vorremmo proprio uscire a livello ideale da questo paradosso che bisogna specificare agricoltura biologica, quando dovrebbe essere il contrario. Bisognerebbe specificare un altro tipo di agricoltura, che quell'agricoltura che noi consumiamo cioè, i prodotti che mangiamo derivano da agricoltura chimica, e l'agricoltura naturale dovrebbe essere la base. E quindi stiamo immaginando dei percorsi di arrivare a essere, costruire in qualche modo un gruppo così forte, una rete, per esempio, per accedere alle mense scolastiche. Alle mense scolastiche con dei prodotti locali, quindi che creano economia, cercando di poterli cucinare anche con un po' di scienza, in qualche modo, no? Che facciano bene a livello nutritivo, perché uno dei grandi problemi, adesso non sono qua, però, è l'obesità infantile. Il 40-50% dei bambini sono obesi in tutte le scuole, perché mangiano schifezze. E in più le cose che mangiano non producono, non danno nessun ritorno economico al territorio stesso. Quindi è una catena molto molto grande, e sono delle cose molto difficili da spezzare. Per questo abbiamo detto, oltre a tutte le azioni che facciamo, abbiamo bisogno della distribuzione, di capire, di costruire, di lavorare sulla distribuzione. E abbiamo fatto, durante la Notte Verde, il primo progetto di mercato
con questa idea ed è nato ed è il primo veramente in Puglia che non è genuino clandestino, non è il mercatino della Coldiretti, non è il mercatino biologico classico, ma l'idea che vogliamo fare, adesso vi mostro qualche foto così ne parliamo mentre vedete foto, è più facile. Forse una specificazione non ho finito di dire prima rispetto al mercato, rispetto al parco comune. Quindi abbiamo fatto una seconda azione che ancora non vi ho mostrato, ancora poco tempo fa, e siamo riusciti, se in aprile eravamo riusciti a piantare per stagionalità queste varietà di fichi, adesso abbiamo piantato ancora giuggiolo, azzeruolo, corbezzolo, nespolo, melograno, tutte varietà di frutti che ormai sono quasi scomparsi. Voi quanti nomi conoscete di questi? Il melograno ormai, sì, il melograno è tornato di moda. Però c'è tutta una biodiversità incredibile, ma questi perché sono frutti che sono usciti fuori dal mercato, che erano veramente i frutti che appartengono alla nostra terra, cioè ormai da centinaia di anni, poi quasi tutti sono importati. Però il problema è che non rientrano nelle logiche del mercato globale e quindi non possono essere venduti perché sono facili al deperimento, come lo sono i fichi, per esempio, no? E l'idea è proprio quello che abbiamo detto: se vogliamo costruire un nuovo spazio, se vogliamo che questi diventino un bene comune, è interessante che le persone vanno a cercarli, no? Cioè che fanno dei percorsi del gusto, che devono andare veramente in campagna, lì che non li facciamo per produrli e esportarli, ma li facciamo veramente perché le persone fra 4-5 anni, quando gli alberi saranno cresciuti, possono andare lì sul terreno e raccogliere dall'albero, no? Prenderli dall'albero, sono tutti frutti che veramente li gusti solo, e per questo si chiamano frutti minori, perché sono usciti dal mercato. Ma ci interessava questo termine minore, cioè frutto minore, in realtà in una maniera più allargata, perché ovviamente sono da questo minore che bisogna parlare, da questo minore che stiamo raccontando, pensiamo si debba partire per costruire un modello di sviluppo, e il minore è sempre un concetto molto interessante a cui partire, no? Quindi per darvi un quadro, e l'idea è non solo costruire quindi il parco dei frutti minori, e lo immaginiamo come non una cosa chiusa lì, ma la immaginiamo come un processo virale. Infatti la prossima azione non si farà più a Castiglione, ma occuperemo, diciamo, terre pubbliche in altri paesi vicini, ma l'idea è che si possa esportare, ed è sempre importante che sia accompagnato da un processo pedagogico, un processo di consapevolezza, e da una serie di azioni che la cittadinanza lo in qualche modo prende e capisca cosa sta succedendo e che si riappropri di quelle terre, quindi da un processo di pedagogico e di riappropriazione. Questo è fondamentale, perché altrimenti non magari fai tutta una serie di sforzi per arrivare, diventa un momentum, no? Diventa solo quel momentum lì in cui crei un'azione bella, gioiosa di riappropriazione, però poi nel corso dell'anno non si verifica. E per questo in realtà lo sviluppo successivo del progetto è quello della scuola di agricoltura, perché l'associazione, diciamo, che è nata, che con cui stiamo lavorando, si chiama Casa delle Agricolture. Abbiamo messo al plurale agriculture, perché dire non esiste solo quell'agricoltura che conosciamo, ma dobbiamo scoprire ancora il modo di fare agricoltura. E ovviamente la parola cultura, perché è fondamentale costruire completamente una nuova cultura basata su queste pratiche. E dicevo, l'idea è che quindi questa sperimentazione sulla agricoltura naturale, e quindi questa biodiversità che si crea a livello locale, entra a far parte sia in una zona in qualche modo protetta, in un parco, in una zona contigua,
in modo che possono arrivare le persone. Per esempio, fanno parte di queste cose anche i seminsai pubblici. Noi quando abbiamo abbastanza seme da poter facciamo i seminsai pubblici, quindi non so, piantiamo i pomodori. I pomodori ormai siamo arrivati a fare una produzione molto alta piantando pomodori che si chiamano fiaschetto e regina, come dicevo, sono pomodori autoctoni di lì, Morciano anche, che per esempio non hanno bisogno di acqua e hanno una grandissima produttività con i nostri terreni, perché sono selezionati da anni e anni no? Di in qualche modo di incroci, si è arrivati a quei pomodori lì che hanno veramente una capacità di adattarsi alle condizioni del terreno. Praticamente perché i pomodori che piantiamo adesso, anche quelli che vengono piantati qui in zona, hanno uno sviluppo orizzontale della radice, invece questi vanno a fittone, vanno giù, vanno a prendersi l'acqua. Ed è ovviamente non dando acqua. Significa anche che il prodotto è molto più puro, perché l'acqua che diamo giù, sono sicuro, ma sono sicuro, avverrà anche qui, la maggior parte dei casi è inquinata. L'acqua dell'agricoltura purtroppo è un grandissimo problema che nessuno tocca, e anche su quello ci sarebbe un lavoro grandissimo da fare. Insomma, cioè, quindi ha un doppio recuperare questi grani, queste varietà autoctone e anche riconnettersi con dei processi che hanno veramente senso per quel territorio e con una storia millenaria in qualche modo che cioè, non si capisce come mai dobbiamo, per esempio, dei cereali in Puglia. Fino più o meno a un centinaio di anni fa c'erano più o meno 80-90 varietà di cereali diversi che venivano coltivati, una delle zone con la biodiversità più alta in assoluto. E adesso sono arrivate a due o tre massimo. Beh, cioè non si produce. E ovviamente perché poi sapete un po' come funziona, no? La storia del seme, cioè perché i semi adesso non possono e devono essere certificati e sono certificati dalle grandi multinazionali e sono semi ormai che non producono più, che non possono essere rigenerati, cioè tu non puoi raccogliere e rifarti il seme. Ovviamente il seme è, una delle, cioè, è il bene comune per eccellenza, come lo è l'acqua. Se non c'è questa trasmissione dei semi da contadino a contadino, se non c'è questa banca aperta dei semi, non può esserci futuro nell'agricoltura, tu sei sempre dipendente, no? Cioè, ed è per questo che adesso non si riesce a immaginare proprio, anche parlando con il 99% delle persone mi dicono, ma ci impongono in realtà, per accedere al mercato devi avere il seme certificato, altrimenti non ce la fai. E quindi sei sottoposto al fatto di comprare prodotti della Monsanto che tra l'altro vende l'erbicida e i prodotti per i concimi per farlo crescere, quindi un pacchetto unico. Questo è un problema globale in tutto il mondo, Vandana Shiva ne parla per l'India, in America ci sono tutta una serie di attivisti, cioè è un problema globale, quindi che tocca tutto il mondo e dappertutto è uguale, fa parte della globalizzazione. Appunto per questo il discorso del locale come contrapposizione a queste logiche trovo che sia fondamentale adesso, quindi veramente c'è tantissimo, tantissimo da fare. E bisogna decostruire completamente quelle informazioni che abbiamo rispetto all'agricoltura. Non è vero niente che bisogna avere 10 ettari di terreni per campare di agricoltura, non è vero, perché l'importante è cioè, lavorare anche su questa idea di minore e proporre qualcosa di diverso. E spesso le persone sono molto aperte, anche i consumatori sono molto più attenti di tanti anni fa. E sono sicuro, per esempio, se
proponi dei prodotti che sono, che hanno una caratteristica di essere riconoscibili a livello locale, che sono sani, che producono, le persone sarebbero anche disposte a spendere qualcosina in più. E poi ci sono esempi di mercati in realtà nel mondo che in qualche modo questo problema l'hanno superato, cioè del piccolo negozietto di elite, perché trovano tutte le strategie per abbassare i costi, ma se si pensa a dei mercati locali, con la capacità che abbiamo noi di produrre praticamente tutto, perché siamo una terra di sole e di abbondanza in qualche modo, questo dovrebbe essere l'Eden veramente per noi giovani che ci mettiamo sulla cosa. Veramente c'è una potenzialità enorme che è tutta da scoprire, tutta veramente da scoprire, è solo l'inizio di un percorso. Su questo io ne sono certo, perché si vedono anche i risultati quando qualcuno si mette a fare le cose. Ci riesce. Io giù, per esempio, in Salento, al di là della nostra realtà, conosco almeno 5 o 6 attività piccole che hanno iniziato a produrre, in questo modo e ce la fanno, ci riescono. Maggior parte ovviamente sono nell'export, per esempio io a Bruxelles, per dire, vado a fare la spesa a un mercato dove trovo prodotti siciliani praticamente, che sono costituiti in un consorzio. Ovviamente possiamo esportare lì perché lì mancano in qualche modo, manca il sole, quindi manca la possibilità di avere tutta la biodiversità che abbiamo noi, e tutta la varietà, i frutti, i legumi, gli ortaggi, eccetera. Però la cosa interessante è che esistono dei mercati a cui accedere, in cui un consorzio praticamente che si fonda, di piccoli contadini possono sopravvivere esportando una parte e costruendo dei mercati locali. E a proposito di mercato, vi mostro quest'altra azione che abbiamo fatto quest'estate, un po' di nuovo anche un po' sul mio input. Perché appunto se ne parlavano da anni dell'idea di costruire un mercato. Di nuovo Mauro Bubbico ci è venuto in soccorso attraverso un bellissimo logo, che si ricollega a quello che abbiamo fatto. Vedete le sedi di scuola, lì siamo riusciti a fare questo progetto più o meno con 300 euro. È un progetto che ha coinvolto poi migliaia di persone. I materiali per fare il mercato all'inizio erano delle sedie di scuola, mi chiamano, mi dicono: guarda, abbiamo delle sedie di scuola, delle sedie, dei tavoli della scuola che stanno buttando al macero e dobbiamo pagare per buttarli al macero. Ho detto: fermi, 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 non le buttate, i soldi che voi date alle cose, attraverso quei soldi riusciamo a fare, che erano questi pochi centinaia di euro. E poi abbiamo chiamato, attraverso un laboratorio dal basso, abbiamo chiamato due artisti a collaborare con me e con le persone di Castiglione, e abbiamo costruito fisicamente il mercato in quelle che si chiamano nel paese le aule sociali. Loro le chiamano aule asociali perché sono state costruite malissimo, un luogo orrendo in cui come al solito ci hanno speso milioni di euro per farlo, però che non è funzionante. E la semplice idea che abbiamo avuto era quella di allungare con delle cose, quindi renderli assumere diverse altezze. E qui sono le prove del coro che si intessevano con le prove con la costruzione del mercato. Intanto si preparava la Notte Verde, questo è il coro che stavo preparando. Vedi, poi abbiamo usato i pali delle luminarie dismessi, anche quelli, e abbiamo cominciato a impiantarli nello spazio. Questa è proprio la costruzione. Poi ogni cittadino ha portato una federa, lenzuoli vecchi, cose che non poteva. Queste sono le sedie come sono venute, le abbiamo fatte a diverse altezze, dipinte di bianco, e abbiamo costruito l'agorà che diventa il luogo di discussione del mercato adesso, perché dicevo è importante per noi che abbia questo carattere sperimentale. Cucito,
E poi è diventato tutta la zona di ampreggiatura e questo poi era il mercato. Invece i tavoli sono diventati banchi per il mercato. E siamo seguiti sempre molto dalla stampa. In realtà non abbiamo né sito web, siamo un po' mancanti di comunicazione, però la stampa e i telegiornali esce sempre regolarmente sui TG locali, sulla stampa locale. Primo punto di incontro per coltivatori dagli ortaggi di Sepone ad ottobre appuntamento qua i momenti ancora di lavoro. Questo è un contadino locale che ha iniziato un po' il percorso con noi sull'agricoltura biologica. Questo è uno degli incontri. Questo era sulla salute, sui temi della salute. Questa è la nostra associazione che anche presentava i suoi prodotti, le passate, i nostri prodotti. Poi appunto con tutti i coltivatori, visto che abbiamo invitato più o meno 15 piccoli produttori di organici e di biodiversità del territorio. Abbiamo fatto degli incontri per fissare un po' di punti, di paletti, soprattutto sulla questione economica. Questo è l'ingresso al mercato. Ah, questa è un'immagine invece della mostra sulla biodiversità che è finita dentro. Questi sono. No, questo è il mercato. L'idea che vogliamo. Adesso stiamo sviluppando, quindi da questo modo di solito facciamo sempre queste azioni collettive per testare in qualche modo come possono funzionare le cose. Adesso da quest'anno riusciremo a costruire un mercato nomade in 3 punti del Salento con produttori locali che cominciano a seguire il percorso. Non vogliamo essere restrittivi, non è che devono essere già agricoltori che fanno già da tantissimo tempo produzione organica, ma l'idea è tenere aperto un processo, quindi anche persone che vogliono iniziare un percorso da subito, o persone che per esempio vogliono prendere, visto che le terre non sono un problema, perché ovviamente sono abbandonate, anzi non riusciamo quasi a coltivare perché non abbiamo ancora le energie sufficienti. L'idea è di dire io voglio iniziare questo percorso con voi, sapendo che c'è un mercato, perché ovviamente devi rispondere alle esigenze proprio, devi dare una cosa molto pratica a livello economico. L'idea è quindi di prendere anche persone che vogliono iniziare un percorso all'interno del mercato in modo da non essere esclusivi. E l'idea è come distribuzione, quindi iniziare a creare un marchio, un consorzio che da un lato si occupi di questa cosa che dicevo sul locale, quindi avere dei punti di distribuzione nel Salento, ma anche cioè in qualche modo mettere sempre il marchio del mercato comune ai frutti minori, che diventa una garanzia anche se non è timbrato biologico, ma addirittura attraverso una convenzione stiamo facendo con l'Istituto del Mediterraneo che è a Bari qua. L'idea è di costruire un marchio che ancora tuteli molto di più rispetto al biologico, perché non so se avete visto il report domenica scorsa, sul biologico c'è una grande truffa anche, perché ovviamente si prendono più fondi PAC, più sovvenzionamenti, eccetera, eccetera. Quindi c'è molta truffa rispetto a questo e non sai mai, rispetto anche ai mercatini biologici, trovi molto spesso prodotti che vengono dalla Germania, dappertutto nel mondo e non che sono prodotti lì. Quindi l'idea è veramente di costruire qualcosa con un marchio che le garanzia, che garantisce ancora di più, ma che si sa che c'è un ritorno economico. Quindi come distribuzione l'idea di costruire dei mercati locali e man mano costruire, allargare la rete dei produttori, avere la capacità di andare nelle scuole attraverso le mense. E in più iniziare sicuramente poi forse lì attraverso per forza la certificazione biologica, iniziare a esportare piccole quantità anche fuori, quindi costruire un modello economico di sviluppo. L'idea anche che stiamo pensando anche alla forma, l'idea è che questo marchio dovrebbe redistribuire nella collettività, quindi nei territori in cui si costruisce non solo. Quindi provare che una quota parte dei ricavi
dovrebbe garantire il fatto che ci sia la ricerca, la sperimentazione e le attività culturali e pedagogiche, altrimenti ovviamente il processo si blocca e diventa di nuovo una cosa chiusa. Quindi, come avete capito, abbiamo toccato tantissimi aspetti, perché la cosa è complessa. In realtà poi ce ne sono ancora tanti altri aspetti e tante idee. Per esempio, adesso un'idea che sviluppiamo e stiamo partendo con un crowdfunding dal basso. Di nuovo c'è qualcuno che vorrebbe già cominciare a investire su questa cosa qui, e ricostruire la filiera rispetto ai cereali, perché oltre alla qualità del cereale, oltre al problema dei semi, oltre al problema che sono coltivazioni di natura chimica, le farine che mangiamo sono la cosa peggiore che si possa produrre, non solo per, appunto, diciamo, la biodiversità, ma perché per il grado di raffinazione. In realtà come le produciamo le farine, che quindi le produciamo praticamente con una macinazione che aumenta la temperatura fino a 40 gradi più o meno, ammazza tutte le sostanze e nutrienti della cosa, e anche non si possono produrre piccole quantità o sperimentare farine diverse, perché noi per esempio una cosa meravigliosa è che ogni pane che assaggiamo ha un sapore completamente diverso, perché mischiamo la farina di farro monococco insieme al senatore Cappelli. È un mondo che si apre proprio, e infatti poi stiamo invitando a tenere un corso anche un panificatore che si chiama Del Pin, che è praticamente quasi un monaco asceta che la cultura del pane ha associato proprio una vita, una ricerca di una vita proprio, no? E quindi l'idea è di costruire un mulino che macini a freddo, che non è un mulino antiquato, è un mulino molto moderno, ma sì, bisogna proprio crearlo, farlo, ce ne sono due o tre in Italia solamente che producono questa cosa qui, in modo da diventare un punto di riferimento, quindi macinato a freddo, quindi un po' come la macina di pietra antica, però con processi un po' più meccanizzati. E anche il forno, stiamo installando un forno all'interno del paese, che quindi tutta la cultura del pane, che in modo che possiamo noi essere abbastanza autonomi e di sperimentare, anche perché, come dicevo, da quando abbiamo iniziato la prima semina collettiva, tanti altri gruppi sono nati in tutti i paesi intorno, e adesso sono 7-8 gruppi intorno di giovani, giovanissimi, che hanno visto questa azione qui, hanno detto: ma io ho un ettaro di mio padre, o qualcuno mi può dare le terre dismesse, inizio a fare anch'io, a seminare, entrare nel movimento, no? E quindi è importante costruire una catena di servizi che arrivi fino alla panificazione, anche perché per motivi economici vendere questi cereali così non ha nessun impatto, cioè a livello economico, perché sarebbe un costo enorme. Cioè, quel farro monococco che noi produciamo dovresti venderlo a 20 euro al chilo, ma non ha nessun senso. Però quel farro monococco, se lo metti al 20% con una farina di Gentilrosso o di Capinera o di Senatore Cappelli, ti dà un pane straordinario, magari con la farina di canapa, magari e puoi produrre veramente una diversità incredibile, che è ancora tutta inesplorata, perché ci siamo ridotti veramente a materie prime, siamo ridottissimi in realtà rispetto alla potenzialità, no, rispetto all'abbondanza che abbiamo, questa ricchezza che abbiamo nella nostra storia. Per questo dico, c'è talmente tanto da fare, però c'è bisogno proprio di buttarsi e capire. E qui voi forse avete addirittura una capacità ancora di più, anche se avete una cultura probabilmente della grande produzione industriale, che è ancora più difficile da scardinare. Quindi un po' è questo il quadro. Ci sarebbero ancora, però possiamo approfondire poi nei prossimi giorni,
andare un po' più nello specifico. L'altro progetto che vogliamo iniziare, quindi vi dicevo, il forno, che è attraverso un progetto di crowdfunding che vogliamo iniziare. L'altro progetto per mettere in rete tutto questo pensiero è costruire la scuola di agricoltura. L'idea è quest'anno, lavorando nelle scuole, io personalmente ho cominciato a lavorare nelle scuole di giù, locali, e sono rimasto allucinato. Ieri raccontavo un aneddoto buffo, ma che rende conto della situazione, cioè nel senso io ho fatto più o meno 2 o 3 ore cercando di far entusiasmare i bambini rispetto a queste tecniche, e i maestri ovviamente abbastanza assenti entrano dopo 3 ore che io ho lavorato, ho fatto cantare, ho fatto giocare, ho fatto vedere tutti i grani, la diversità, spiegando, c'è tutta la... E dopo tutto questo spiegavo soprattutto un concetto, cioè, che è fondamentale, che il lavoro agricolo, noi, per noi è una cosa rozza, no? E riguarda, per esempio, noi, cioè, si usava dire vai a zappare, no? Si usa ancora, come dire, ma vai a zappare, no? C'è il contadino come mestiere. In realtà è una delle più alte specializzazioni, se si vede in questo senso. È una ricerca infinita, soprattutto se lo vuoi fare in questo modo qui. È un modo proprio di essere molto coscienti rispetto alle dinamiche politiche, sociali, economiche in cui siamo immersi, ed è il modo più semplice ed efficace per agire, per essere resistenti rispetto a tutto quello che succede, secondo me. Quindi proprio per questo, cioè, bisogna iniziare dalle scuole, perché altrimenti tutta questa cosa qui, cioè, noi abbiamo capito che alcune generazioni sono perdute, cioè le generazioni sopravviventi, è difficilissimo iniziare questi ragionamenti. Quindi, se non si inizia dalle scuole, è difficilissimo immaginare un cambiamento effettivo, e siamo coscienti che questo cambiamento non è possibile nel giro di 1 anno o 2 anni. Bisogna avere proprio la forza e la voglia di investirci in generazioni su generazioni, iniziare da adesso per veramente piantare questi semi. Per questo mi piaceva anche l'idea di piantare degli alberi che hanno questa lunga durata, che anche se vai lì adesso dici: ma dov'è il parco? Tutti si aspettano il parco dove andare a giocare, a fare le cose. No, il parco è qualcosa di effettivo che cresce col tempo e che dobbiamo veramente impegnarci in una logica di lungo tempo, di lungo periodo. Non è una roba cioè, che mi impegno veramente guardando i figli e i figli dei miei figli, cosa succederà. Cosa volevo dire? Quindi la scuola di agricoltura, l'idea che adesso è ancora sulla carta, la sto scrivendo proprio in questi giorni, è quella di quindi lavorare un po' come mi ha abituato mio padre, però con una cosa un po' più gioiosa, che almeno una volta alla settimana i bambini della zona possono venire a lavorare. Lavorare, ovviamente, conoscere, essere nella terra, toccare ogni volta legato un po' ai cicli della terra, della produzione locale, quindi conoscere la biodiversità, conoscere le tecniche, e imparare a stare e condividere con gli altri questi momenti, anche attraverso una ritualizzazione, anche attraverso il teatro agricolo che si può costruire. Questo è uno. L'altro progetto grande è sui migranti. Perché c'è una comunità, per esempio lì, ma come dappertutto, adesso noi sentiamo veramente ed è il problema anche di qua, ne ho sentito parlare molto spesso, questa divisione tra migranti a livello sociale, tra migranti e il resto della società. Anche venendo qui ho incontrato almeno 3 persone che l'unico problema che vedevano era quello dell'immigrazione, no? Come se veramente fosse quello il problema. Il problema è che non abbiamo veramente nessuno strumento per accoglierli e condividere un momento importante. E quindi la scuola me la immagino come un modo aperto. Perché si è un po' alla pari e ci si scambia sulle conoscenze. E l'idea anche, se si vuole costruire una cosa così grande, bisogna anche di persone che vogliono mettersi anche in maniera umile a riniziare da zero, e sono molto più disposti di noi a iniziare un percorso di questo tipo.
tant'è che vengono a lavorare per pochissimi euro a fare i pomodori qua, no? Cioè, però iniziare un altro percorso sarebbe lì, per esempio nel paese stesso ci sono per esempio 70 persone che sono rifugiati politici, richiedenti d'asilo, in una struttura che sono proprio emarginati, cioè che non hanno possibilità di connessione. E non si può, per legge del lavoro non si può fare, ma con un progetto formativo in realtà si riuscirebbe a fare, a costruire in qualche modo la relazione. E l'idea è anche mettere insieme questo scambio di saperi necessario, quindi costruire attraverso la scuola l'idea di una pratica continuativa e di scambio per tutti i contadini locali che vogliono, che possono dare invece degli incontri puntuali per formare su alcuni aspetti specifici e quindi legato poi a questa idea di parco, quindi la scuola e il parco sono intimamente connessi perché quello diventa il luogo di azione e poi col mercato che diventa invece il sistema economico che può supportare a lungo andare l'idea è che il mercato stesso possa supportare la scuola e la ricerca su queste, quindi costruire un sistema che sia veramente complesso e completo, in cui ognuno prova a fare una parte. È un'utopia molto grande che per adesso ovviamente è ancora, nonostante 3 anni di tantissimo lavoro, ci sentiamo ancora agli inizi di questo percorso, ma è che veramente c'è un entusiasmo molto grande e la comunità ormai reagisce subito, cioè appena lanciamo una cosa ci arriva qualcosa indietro, no? Cioè c'è questo processo. Ovviamente adesso sarebbe molto, per esempio, avere la possibilità di avere una start-up, forse per iniziare questo processo sarebbe fondamentale, quindi stiamo cercando anche dei fondi per iniziare in maniera un po' più strutturata, però devo dire che anche l'economia fino adesso non ci ha fermato. Sì. No, infatti adesso vorrei aprire un attimo anche perché vorrei capire soprattutto poi la vostra percezione rispetto. No, volevo chiedere una cosa rispetto al coinvolgimento del comune, Sì. perché prima hai citato, diciamo, l'istituzione in due casi, in uno rispetto all'aiuto allo smaltimento dei rifiuti e nell'altro invece rispetto alla regione che ha cercato addirittura di stimolarvi, no? Nella richiesta di un fondo tramite delle istituzioni un po' Sì, più grandi. certo. Però in realtà, anche se ho capito benissimo che la strategia è quella di attivare un processo bottom-up, che quindi venga proprio da un gruppo più piccolino, come pensi che questo lungo termine possa effettivamente essere ospitato, incoraggiato, supportato poi dalle istituzioni? E se questo è diciamo, uno degli scopi, o state comunque immaginando di sviluppare un percorso che sia parallelo all'istituzione locale? E se La sì, seconda che ha come? detto. La domanda viene anche dal fatto che, avendo cercato più volte noi come Vessel anche di creare delle situazioni di sviluppo locale diverso, alternativo, abbiamo incontrato molta resistenza da parte delle istituzioni locali. Chiaro. Ci chiediamo, insomma. No, in effetti dalle esperienze che abbiamo conviene comunque iniziare al di là delle, non aspettare, solo se si vuole essere radicali bisogna iniziare al di là del supporto alle istituzioni. Adesso ovviamente, forse dopo 3 anni di lavoro, con un'idea molto chiara e con una forza dalla nostra parte, nel senso anche la Notte Verde, per esempio, loro quasi tutti sono interessati alla Notte Verde perché là vedono il lato di evento, vedono il lato più facile da comprendere tutto questo. Quindi la maggior parte delle sollecitazioni avvengono proprio per avere questa notte, addirittura la volevano prendere come format, ci hanno chiesto in altri comuni se potevamo fare la stessa cosa in altri posti, in altri luoghi, no? Come proprio format di evento, no? Perché funziona, la gente mangia, si diverte, vede questa roba qui, pensa che tutto il mondo sia bello, però non è proprio il nostro scopo in realtà. E dicevo, in realtà per esempio le istituzioni le stiamo cambiando a livello comunale, 3 persone che facevano parte del gruppo iniziale, adesso siamo riusciti a far vincere le elezioni praticamente cioè da quel momento lì, dopo il parco,
noi abbiamo fatto ad aprile, a maggio ci sono state le elezioni e ha vinto una lista che si chiamava Andrano Castiglione Bene Comune, che ha vinto. Poi è chiaro, quando si entra in politica poi cambiano tutte le dinamiche, non è che abbiamo la cosa, però alcuni di noi, alcuni di questo gruppo sono entrati dentro, quindi lavorano dall'interno delle istituzioni, però ovviamente non hanno soldi, non hanno cose, però per esempio adesso abbiamo una struttura, la scuola verrà data a noi, quindi la scuola di agricoltura, l'idea è che avremo a disposizione la scuola del paese per iniziare questo processo. E l'idea è che vogliamo costruire, fare delle residenze. La cosa che dicevo prima era soprattutto dovuta al fatto che comunque ci piacerebbe conservare la nostra autonomia, quindi crescere come istituzione. E la nostra idea, che racchiude tutto, è costruire una fondazione bene comune. Per questo io ho lavorato 2 anni fa, 3 anni fa col Teatro Valle Bene Comune. E al di là di quell'esperienza mi ha intrigato molto questa capacità che la normativa italiana è ancora molto aperta di integrare nuove forme di istituzione. Quindi anche per fare una cosa di questo tipo io credo che bisogna creare una nuova istituzione, in modo da non essere dipendenti dalle logiche istituzionali. E adesso stiamo provando anche alcuni bandi in cui possiamo accedere come associazione culturale per il momento, perché e poi faremo la domanda per avere i fondi PAC, anche se quindi per l'agricoltura, che arriveranno a marzo-aprile, che sono fondi di primo insediamento, tra l'altro, quindi sono cose importanti, quindi significa se tu per esempio domani avessi un po' di terra e vorresti iniziare un'attività, avresti già dei soldi. Avresti già dei soldi per poterla fare, per esempio. E quindi per adesso stiamo potenziando l'associazione, creando dall'altro lato una società agricola o una cooperativa, adesso stiamo vedendo, l'associazione c'è già, con l'idea di mettere tutto in una fondazione, in modo che tutto sia chiaro e trasparente, che ci siano comunque, che i cittadini stessi facciano parte del board, che ci sia un processo basato sul consenso, insomma stiamo immaginando anche una forma di organizzazione, però è tutto da fare in questo senso. E sicuramente non vedo, cioè nel senso bisogna, con le istituzioni, ma questo qualsiasi istituzione non si può accettare supinamente, bisogna essere trasformativi e bisogna avere una forza di base. Per questo secondo me i processi bisogna prima farli nascere. Ho visto anche giù stesso nella Terra Salentina, ho visto altri progetti che sono nati attraverso i fondi pubblici che sono arrivati, quindi sono nati contestualmente a dei fondi pubblici e dopo pochissimo hanno fallito. Perché? Perché comunque non era stato, cioè comunque i soldi e l'economia, cioè per come sono intese soprattutto nel nostro nel sud Italia, comunque si è abituati ha un'idea molto assistenzialista, no? Quindi che arrivano i soldi e poi fai la cosa, o faccio la cosa in funzione dei soldi che arrivano. No, non i soldi servono a nutrire un'idea, in qualche modo a rendere possibile un'idea. Per questo c'è bisogno proprio di, non so, di avere una forza di per sé prima. Cioè, o almeno non essere, cioè già partire con le idee molto sviluppate per poter avere veramente un qualcosa cioè avere un confronto con le istituzioni, perché c'è la nostra idea di dire adesso, per esempio, dopo 3 anni comunque abbiamo veramente, cioè sono le istituzioni che ci cercano a noi, vorremmo arrivare a quel punto. Sta arrivando, sta succedendo, è un processo lento, ma sta succedendo, perché comunque per esempio anche a livello politico, non so, c'era quel locale, credo Minervini per esempio, era una persona che ha proposto, cioè andava in questa direzione. Ci sono ogni tanto delle cose a livello politico che ci sono dei segnali che dicono comunque è quella la direzione, anche perché non c'è una direzione diversa. Io credo che questo sia, prima o poi, queste questioni, siamo già
rimandando, ma queste questioni vanno affrontate, non si può, si è tergiversato tanti anni, non si può pensare a uno sviluppo di questi territori senza pensare a un ritorno a un'eticità e a queste forme di bellezza partecipata, a queste forme di... perché cioè, è del fatto che, per esempio, si abbia la possibilità che le idee si possono trasformare, cioè che se uno si sveglia e dice che cazzo voglio fare questo, no? Voglio veramente impegnarmi a cambiare la situazione o cioè, quindi con uno spirito imprenditoriale non come è stato negli ultimi 30 anni che non c'è stata nessuna forma, pochissime forme etiche di imprenditorialità, cioè imprenditorialità è una parola ormai cattiva, no? Un po' da avvocato del diavolo. Sì. Noi abbiamo fatto una ricerca su vari progetti che hanno a che fare con il rurale e si è notato, diciamo, che negli ultimi 10 anni c'è una grossa attenzione verso il rurale. Non so se tu identifichi questo progetto di cui ci hai parlato come rurale, però ha una Assolutamente serie. sì. Non temi di poter aiutare nella creazione di un progetto del genere alla gentrification del rurale? No, non lì almeno, non lì e no, in effetti è proprio questo, è uno dei pochi processi che vanno esattamente all'opposto. Cioè, se pensi, noi parliamo di gentrificazione, soprattutto nell'idea di, per esempio, rispetto alle città, ne parliamo quando ci riferiamo a delle zone che hanno una diversità molto alta, di uniformarle secondo alcuni standard che funzionano a livello politico. Quindi, non so, se è una zona dove c'hai la multiculturalità o hai comunque dei newcomers, dei nuovi arrivati che stanno arrivando, stanno cercando in modalità per installarsi, di sopravvivere, di cose. Quindi anche in cui c'è la povertà, ma c'è allo stesso tempo magari qualcuno sta arrivando, o dei mercati spontanei che nascono, tutto questo, cioè, e poi vengono in qualche modo omogenizzati per avere una facciata molto bella, per avere tutto questo lindo, pulito e perfetto. In realtà questi processi in agricoltura sono esattamente la degentrificazione, io penso, perché invece vanno verso una complessità maggiore, vanno verso forme di produzione economica meno globali, meno più rispettose, più etiche, che più inclusive. Quindi no, esattamente l'opposto, anche se c'è tutta una moda sul rurale, io cioè, questa cosa qui credo che noi non siamo, cioè, per esempio, noi nel gruppo giù siamo abbastanza vaccinati perché veniamo da quell'esperienza, abbiamo vissuto l'agricoltura in un certo modo, come vi raccontavo, per questo ci tenevo a fare quel pippone iniziale dicendo da dove arrivo, no? Perché dicevo, eh sì, è così, però c'è anche questa cosa rispetto alla tradizione, cioè, nel senso, si arriva con spesso una non conoscenza effettiva, si approccia in maniera molto leggera questa questione rurale, cioè nel senso come moda o però in realtà è fatta veramente di, cioè me ne sono accorto rimettendomi a lavorare su questi temi, bisogna avere una costanza, una capacità anche di esserci dentro completamente. Poi in realtà io mi sento molto soddisfatto come artista proprio, forse come non lo sono stato mai nella mia vita. Cioè, anche questo, cioè, è quel discorso che facciamo all'inizio, ma come cazzo, cioè, come fai a sentirti artista in questi processi? Cosa sei? Un attivatore sociale? Un attivatore, no? Cioè, no, per me è molto chiaro che è un ruolo ovvio, io arrivo con un percorso che anche è in qualche modo più sistemato, che magari riesco a leggere un sistema in maniera più complessa, però a me interessa veramente la questione della bellezza, mi interessa sempre quello perché io non riesco più a vedere il paesaggio intorno a me, è da quello che parte, non riesco più a vedere in questi, nei nostri territori, non riesco più a vedere
c'è la voglia di incontrarsi per costruire qualcosa insieme che abbia un senso etico, quindi la bellezza delle relazioni, la bellezza del paesaggio, la bellezza, cioè in senso più alto. E quindi per me, cioè fare questo progetto, per me mi ricorda molto più l'anima, cioè mi sento quasi un nuovo rinascimento proprio in questa cosa qui che è possibile. Ma come è interessante per me quelli che ci sarebbe un grandissimo lavoro da fare a livello di architettonico, per esempio, perché anche su quello ormai io credo che si è arrivati a un livello, come con l'agricoltura, lo stesso possiamo fare sulla cioè su tutti i livelli sociali, e per questo lì vedo la potenzialità, perché in qualche modo l'artista non è schiavo, in qualche modo dovrebbe essere libero di per sé e non interessato almeno ai pezzi di potere, cioè almeno io non sono interessato ad avere un ruolo di potere all'interno di questi meccanismi. Ed è questo che mi rende libero, perché non accetterò mai una carica, di potere. Cioè, per me il mio potere è quello di dire che faccio un'azione, che costruisco un'azione e c'è una reazione dall'altra parte, e vedere che il mio intervento, o la mia idea, la mia visione in qualche modo contamina altre visioni. E diventa generatore di qualcosa, diventa generatore di qualcosa di bello soprattutto, no? Che vedi che le cose cambiano attraverso la tua azione, come probabilmente succedeva nel Rinascimento, quando l'arte era nello spazio pubblico, perché le chiese, cioè lì la cosa era la chiesa, ed era nello spazio pubblico, era fatta veramente per essere presa da tutti, no? E le grandi opere avvenivano assolutamente nello spazio pubblico, non nelle gallerie, non nei musei, ma avvenivano nello spazio pubblico. No, faccio io delle domande a voi adesso. Cioè, voi pensate, cioè, sulla parola agricoltura, no? Cioè, rispetto alla vostra esperienza, cosa ne. Cioè, cosa vi viene in mente? Che immaginario vi viene in mente? Cioè, che esperienza avete? Visto che poi siete circondati, siete in una terra completamente, no, dedicata all'agricoltura. Dunque, come posso spiegarti in poche parole quello che io sento è la mancanza di attenzione verso la bellezza. Come dicevi tu, questa parola fondamentale che non è più sentita, perché viene proprio scavalcata, è stata proprio presa e sotterrata da tutta la visione economica del profitto, fondamentalmente, perché è su quello che si è spinto, a discapito proprio di questo aspetto fondamentale, che la bellezza non è solo quella visiva, è proprio quella della vita che ci può venire da questo mondo meraviglioso che alla fine è il nostro. Cioè, questo senso la mancanza del senso di appartenenza nella riscoperta di questa bellezza che si è persa, ecco quello che io vedo ed è quello che a me piacerebbe riportare un po' più alla luce, riavvicinarci, ecco. La domanda che io volevo farti, ecco, adesso te la rimballo, Rimbalzi. perché ti spiego. Volevo sapere da te se quale fascia generazionale ti ha opposto, vi ha opposto qualche resistenza o qualche remora, perché qua noi ne abbiamo, quindi magari la fascia d'età che più vorrebbe, diciamo, fare quel salto in più, quel qualcosa per cambiare la situazione che c'è qui e che è spaventosa da un certo punto di vista, ma potenzialmente ricca dall'altra parte, non è la stessa che invece vorrebbe cambiare. Quindi vorrei sapere da te se tutta questa partecipazione che mi hai detto, che comunque è stata molto attiva, voluta, ha invece incontrato qualche Resistenza. difficoltà, qualche resistenza. Quindi la resistenza da parte
Sì, da una parte che dall'altra, cioè si vuole resistere nel non cambiare, ma si vuole resistere invece nel cambiare, cioè c'è chi vuole, chi blocca, ecco. Prima tu e poi dopo, no, le rispondo prima. Dunque, no, è una domanda complessa perché... Cioè, bisogna fare i conti, cioè, bisogna fare i conti con la società. Dunque, allora, partiamo dalla generazione proprio vecchia. La generazione dei vecchi, secondo me, da quello che abbiamo visto, i vecchi vecchi, ma proprio parlo da 70 anni in su, sono forse per la fase della vita che affrontano, molti si sono resi conto, per esempio, dei danni che sono stati fatti, cioè, però non hanno, cioè, hanno dimenticato, cioè, non hanno, non, in qualche modo non hanno più gli strumenti per reagire, nel senso è anche un abbandono, una sconfitta rispetto a alcune cose, quindi in realtà sono quelli che in qualche modo hanno fatto tutto questo percorso, ma molto spesso senza esserne, pensando di non esserne dentro questo processo di decadimento, no? E quindi molto spesso ti trovi da un lato questa cosa della tradizione, quindi del salto, no? Del ritornare indietro rispetto ai tempi miei, era così, 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 questo racconto nostalgico, quindi questa nostalgia di tempi andati, che però hanno tempi molto legati comunque a un sacrificio, a una, come dicevo prima. Quindi questa cosa qui, però da un certo punto di vista c'è un'apertura, per esempio nelle azioni che facciamo, perché capiscono che già è molto interessante per esempio per loro che dei giovani si stanno occupando per esempio di nuovo delle terre, perché comunque ci hanno investito tanto in quelle terre loro, sono le persone che sono andate a spietrare, come dicevo io, comunque... quelli che hanno pensato che quello era il futuro delle generazioni, non l'hanno pensato come sviluppo, cioè con l'idea che tutto sarebbe passato da lì e poi è passato, sì, però in un modo completamente diverso. La generazione di mezzo, cioè diciamo quella sotto, diciamo anziana ma non ha, quella è la più difficile, quella secondo me è la più difficile perché da un lato... c'è un continuo ad andare in una certa direzione, molti sono, c'è stato quasi un abbandono, cioè, da quella parte di quella generazione c'è stato un disengagement, un non ingaggiarsi proprio nella lotta per questa cosa qui, e paradossalmente la generazione che poi ha fatto il 68, che per esempio giù da me non c'è stato il 68, qui siete nella terra di vittorie, probabilmente ci sarà stato un pochettino di lotte, di cose, cioè c'erano le lotte, è chiaro, c'è stato in altro modo, diciamo, in un modo completamente diverso, e questa cosa è rurale, è molto importante. Però quella è veramente particolare, quella generazione. La nostra è problematica anche, perché... da un lato ci si sente persi molto spesso e quindi c'è questo ritorno alla tradizione senza avere le basi per capirla, cioè cioè secondo me senza approfondire veramente e senza avere questa speranza, questo futuro, comunque ti devi mantenere vivo su qualcosa, se no non puoi immaginare di investire se non hai speranza, se non hai visione del futuro. Probabilmente perché le generazioni precedenti questa speranza e questa cosa del futuro ce l'hanno completamente tagliata fuori. Non vedo che ci sia stata un'educazione all'immaginario, ci è mancato proprio un'educazione all'immaginario. In realtà poi i giovanissimi, questo discorso che facevano nelle scuole... nel senso bisognerebbe investirci in un altro modo, bisogna veramente metterci tutte le energie proprio per un'idea di futuro, bisognerebbe mettersi tante energie, tutte le buone energie dovrebbero essere investite lì, secondo me, in questo momento,
in Italia e in questi territori, specialmente al sud, far venire le persone più importanti, più interessanti, quelli che hanno veramente da dire qualcosa e reinvestirli in quella cosa. Forse in un primo momento dico insieme alla scuola, ma fuori dalla scuola, perché per questo dicevo l'idea di costruire il percorso che vogliamo fare come scuola è di uscire fuori dalla scuola, però farlo con la scuola. Cioè, quindi di creare quasi un dopo scuola, un'idea di attività pomeridiana, quindi sfruttando anche i meccanismi che hanno all'interno della scuola di poter costruire dei laboratori. Però la scuola in qualche modo è un meccanismo e si è fermata molto. Quando si parla di scuola qui c'è, non lo so, c'è anche, per esempio vivendo anche fuori in altri posti, comunque per me scuola significa modello pedagogico. Qui parlare di scuola significa parlare degli edifici scolastici, significa parlare di accorpamenti di classi perché i paesi stanno svuotando, significa, c'è logistica. Parlare di scuola significa parlare di logistica, i buoni pasto, questa cosa qui no, questa cosa sì. Cioè non si parla più di contenuti pedagogici, non si parla più di quale visione, di cosa si vuole trasmettere. Quindi poi vengono passate solo nozioni, ma non capacità di ragionare, di costruire una propria personalità. E su quello bisognerebbe lavorare, probabilmente. Forse noi abbiamo avuto ancora la fortuna di... Ah sì, infatti per chiudere avevo aperto quella parentesi quando ho lavorato nella scuola. A un certo punto, dicevo, dopo 3 ore che spiegavo ai bambini, che cominciava veramente a entusiasmarsi alla cosa, è arrivata la maestra alla cosa e ha detto finalmente state lavorando sull'agricoltura, sul un progetto di agricoltura, perché voi siete buoni solo per andare a zappare la terra. Ha cominciato una serie di luoghi comuni. Cioè, che anche i ragazzi mi guardavano così, proprio imbarazzati per la maestra. Cioè, erano imbarazzati per la maestra, no? Mi guardavano e dicevano, scusala, pietà, abbi pietà di lei. No, poi non sono tutti così, non dico che sono tutti così, però era, sì. Noi dovremmo chiudere la prima giornata di Laboratorio dal Basso. Grazie mille per aver partecipato, grazie a Lello per aver risolto anche i problemi di streaming, grazie a Luigi Coppola, è stato assolutamente interessante e grazie a tutte le persone che ci hanno seguito via streaming. Vi aspettiamo domani dalle 10 e dalle 10 all'1 e nel pomeriggio dalle 3 alle 7. E nel caso avete domande o qualsiasi tipo di dubbio, scriveteci anche su Facebook e noi comunicheremo le domande a Luigi Coppola e cercheremo di rispondere anche domani. Grazie mille, arrivederci. Grazie.